Le quattro priorità del mio mandato sono eh, innanzitutto consolidare il settore croceristico e le autostrade del mare, eh, rispetto alle quali il porto di Cidavecchia è un porto come sapete leader a livello anche mondiale. il Secondo aspetto è il rilancio del settore commerciale e industriale e su questo ho, eh, già vi posso dare la buona notizia che ieri si è avviata la prima linea con Algesir, nuova linea tra Gesiras e Cida Vecchia, organizzata dalla Marsk, quindi un vettore molto importante a livello di trasporti marittimi e che porterà circa 10.000 tiu ogni anno a Cida Vecchia, quindi che si aggiungono ai 60.000 attuali, quindi rappresenta un aumento del circa il 15%. Questo tra l'altro è un settore sul quale, quello particolare agroalimentare, perché e la linea porterà eh, banane dall'Equador. È un settore che per me è di altissima priorità e vorrei che insomma, il porto di Civitavecchia diventasse anche un porto di esportazione dei prodotti laziali, in particolare e sul quale io eh, sto cercando già di avviare dei contatti con eh, operatori eh, nel settore agroalimentare affinché Civitavecchia ecco, riprenda a essere il porto anche del settore agroalimentare. Terzo, mh, terza priorità è il tema delle opere infrastrutturali. Il Porto Cidovecchia ha delle opere in cantiere che stiamo finendo, ma ci sono tutte delle opere molto importanti che vanno realizzate, che fanno parte di quel cosiddetto secondo lotto delle opere infrastrutturali e strategiche già approvate dal CIPE, in particolare le opere che vanno nella direzione di separare la parte industriale commerciale del porto da quella più turistica. Eh, della famosa marina che si vorrebbe anche realizzare all'interno del porto storico. E, ehm, e su questo eh, sono già in contatto con, eh, anche a livello interno con, con i tecnici di questo, di questo ente per poter cominciare ad avviare tutto il percorso eh, anche del, della, delle procedure di appalto eccetera, che dobbiamo avviare. In particolare, poi tra, nel primo lotto c'è anche un aspetto che. Per me molto importante è quello dei collegamenti ferroviari tra la, la, il porto e la retroportualità. E come sapete questo è un tema che è di altissima priorità anche a livello europeo, cioè il fatto di migliorare i collegamenti ferroviari cosiddetti di ultimo miglio, che in gran parte dei porti italiani purtroppo sono molto carenti e, e purtroppo anche Cidavecchia presenta delle deficienze in questo settore. Quindi abbiamo bisogno di potenziare i colementi ferroviari ma non soltanto per le merci ma anche per le persone. Quarto punto, vorrei che Citavecchia diventasse a tutti gli effetti un porto laboratorio, tra virgolette, di tutti quelli che sono i progetti eh, volti alla ehm, produzione di energia rinnovabile, affinché anche il porto avesse anche un beneficio in termini poi, di riduzione delle emissioni nocive. E su questo stiamo già lavorando con Helen Green Power e con altre importanti, importanti società del settore, con, eh, consorziandoci per avviare insieme dei progetti eh, di studio, e, oppure anche dei progetti in uno studio già più avanzato, con cofinanziamenti dell'Unione Europea.